Passiamo quindi dall'energia cinetica media per particella all'energia cinetica totale che contiene un gas perfetto, che è semplicemente definita come la somma di tutte le energie cinetiche di ciascuna particella. Naturalmente, invece di sommare le energie cinetiche di tutte le singole particelle, che sono tutte diverse, è più comodo moltiplicare l'energia cinetica media appena calcolata per il numero delle particelle. Al posto del numero di particelle scriviamo il numero delle moli per il numero d'Avogadro, al posto dell'energia cinetica media scriviamo l'espressione calcolata prima, semplifichiamo e otteniamo questa espressione che ci dice che l'energia totale interna, l'energia cinetica di tutte le particelle messe insieme di un gas che si trova a temperatura T, sempre in Kelvin, è proporzionale alla temperatura stessa. Quindi se noi raddoppiamo la temperatura in Kelvin del gas, raddoppia anche la sua energia interna. È logico perché raddoppia l'energia cinetica media delle sue particelle. E quindi quando le sommiamo tutte, raddoppia anche l'energia totale. Questa energia totale è data da un mezzo RT da moltiplicarsi per ogni mole e per ogni grado di libertà. Più avanti vedremo degli esercizi applicativi di queste formule. Intanto qui è ricavata la stessa formula, nello stesso modo che abbiamo appena visto. Una piccola osservazione: l'energia interna di un gas perfetto è semplicemente la somma delle energie cinetiche delle particelle perché non ci sono altre energie di legame da considerare. Infatti, in un gas perfetto le forze attrattive tra particelle sono molto deboli e quindi trascurabili. Quindi le molecole non hanno energie di legame tipo energia potenziale elettrostatica e quindi l'energia interna del gas è soltanto quella cinetica, cioè la somma delle energie cinetiche di tutte le sue particelle.